programma su come organizzare la prossima attività nel canale. Mi piacerebbe intanto finire di leggere Fahrenheit 451, che è a metà come lettura. Potendo, cercherò di fare l'integrale di Profumo di Susskind. Altro progetto che mi piacerebbe, sul quale mi piacerebbe lavorare, ma molto lentamente, è la lettura integrale dei Demoni di Dostoevsky. Una lettura integrale porta via parecchio tempo, è abbastanza impegnativa, almeno come tenuta, come durata. Allora mi piacerebbe intercalare e fare una directory a parte, insomma, fare una playlist per un qualcosa che ha a che fare con l'incipit, cioè provare a leggere l'incipit dai 20 minuti a mezz'ora di libri vari, in modo di dare un assaggio anche di varie opportunità di lettura, insomma, di mettere a contatto chi mi segue con libri o con autori che magari non conosce, avere un assaggio dell'inizio e poi, se la cosa gli piace, andarsi a prendere il libro e a proseguire da solo la lettura. Insomma, no? In questo modo si può diversificare le letture, anche gli stili, e quindi comprendere, abbracciare un territorio più vasto che non stare su una singola opera per tanto tempo. L'altro modo possibile attraverso il canale di aumentare, insomma, la varietà, la scelta di letture e anche di sentire, di avere l'opportunità attraverso il canale di ascoltare voci diverse, lettori diversi, è quella di mettere in rete delle letture già fatte, in genere da lettori importanti, da bravi lettori, che riesco a recuperare nella rete, magari frammentate queste, le trovo frammentate e spesso con musiche interpolate che rallentano un po' poi l'ascolto attraverso i canali di ascolto, che sono spesso i cellulari che si usano per questo tipo di ascolto, appunto. Allora, fare di queste letture che trovo in rete, che trovo già fatte, insomma, è inutile leggere due volte lo stesso libro. Se c'è un libro già in rete, secondo me è importante metterlo a disposizione. E quindi, per metterlo a disposizione, magari cercare di condensarlo, cioè di togliere le parti musicali, di togliere le parti introduttive e di arrivare immediatamente nella materia, come in genere sono solito fare, cioè ormai, insomma, con l'esperienza mi sembra che la formula più interessante sia quella di eliminare o ridurre proprio all'essenziale qualsiasi sottofondo musicale, non togliere spazi con musiche interpolate. Chi vuole sentire la musica va direttamente ad ascoltarsi le musiche. Ridurre anche al minimo le parti, come dire, iconografiche, le belle fotografie, tutte queste cose qua che spesso aggiungono oppure orientano l'immaginario in modo diverso, che non serve per quello che è lo spirito della lettura, e lasciare invece assolutamente spazio alla parola, al linguaggio del libro. Quindi entrare direttamente nel libro e leggerlo senza altre interpolazioni. Poi chi vuole saperne di più sull'autore, chi vuole altre cose, se le va a trovare, se le va a cercare. Ormai, insomma, l'accesso alla rete è possibile per tutti, insomma, è lì. Magari trova delle voci più interessanti, delle considerazioni più interessanti di quelle che posso fare io. Fino adesso, per quello che riguarda l'inquadramento, mi sono limitato a
cercare a mio modo, non so, per le letture più impegnative, magari di dare un minimo di chiave di lettura, insomma, quindi mi limiterei solo a questo, insomma, cioè soltanto a indicare qual è il modo migliore, secondo me ovviamente, con tutti i limiti che ho, di avvicinarsi a quel testo e di cercare di cogliere lo spirito di quel testo, in modo tale da non stancarsi al primo approccio. Mi sono accorto, no, che anche lo stile di lettura così cambia attraverso i vari lettori, eccetera. Insomma, il tema dell'audiolibro è un po', è anche un po' nuovo, un po' originale, quindi insomma. Ma mi sono accorto che avviene un pochino come succede quando si approccia alla musica, no? Quando siamo abituati a un gusto, e il gusto è quello adesso ormai che ci passa la televisione, il cinema, no? Quel gusto è quello che poi ci orienta, siamo abituati a sentirlo, no? Per cui qualsiasi cosa che rientra, che fa parte di quella retorica espressiva è una cosa che si coglie immediatamente, che ci piace immediatamente, perché siamo già dentro a quella retorica. Lo siamo da quando siamo nati, siamo abituati a sentire le voci portate in un certo modo, a sentire dire le cose in un certo modo, spesso anche retorico, a volte anche un po' insulso per la verità. Ma quella è l'abitudine, così come per la musica, insomma, no? Chi è abituato ad ascoltare la musica romantica e poi si trova improvvisamente davanti a una musica di Berio, la prima reazione che ha è quella di rifiutarla e dice: ma che cavolo è? Insomma, oppure è un brano del Dodecafonico, a Schönberg, a Webern. Insomma, spegne immediatamente la radio o il mezzo attraverso il quale l'ascolta, perché non è abituato, non capisce un linguaggio nuovo, ma così era stato anche in passato, così era stato quando dalla musica rinascimentale si era passata alla barocca, dalla barocca si era passata alla musica classica, alla musica galante. Lo stesso Beethoven, dell'111, non è stato capito ai suoi tempi, insomma, la gran parte dei musicisti, no? Non è capito ai suoi tempi, perché in genere i grandi musicisti propongono anche delle modalità nuove o delle modalità diverse che prescindono dal gusto a cui si era abituati fino a quel momento. Insomma, è normale che sia così. Ed è normale allora per chi ascolta un qualcosa che ha bisogno di essere mediata da un interprete, poi, insomma, oppure è qualcosa che costituisce un linguaggio nuovo dal punto di vista espressivo, dal punto di vista della scrittura, avere la pazienza di resistere alle prime difficoltà o al primo impatto con una cosa nuova che si sente diversa e quindi spesso la scartiamo perché non fa parte del nostro gusto, non ci piace. Ecco, se però abbiamo la resistenza di passare il primo impatto, no? E di stare su quel testo oppure su quella nuova modalità di presentare quel testo, a volte si riesce a superare le resistenze e poi a capire che può esserci anche una ragione per dire le cose in un altro modo o per scrivere le cose in un altro modo diverso da quello a cui siamo abituati ad assistere, insomma, che ci sono tanti altri modi e che questi altri modi, se abbiamo la pazienza di superare l'impatto iniziale, magari potrebbero diventare anche questi interessanti e aprirci anche prospettive nuove. Ma d'altronde è così, no? Se pensiamo anche a come viene condotto il Festival di Sanremo, ci renderemo conto che anche per una canzonetta banale e orecchiabile di pochi minuti, per farla piacere, c'è bisogno di trovare il pretesto di presentarla una volta, ripresentarla due volte, tre volte, quattro volte, finché magari quando la gente l'ha ascoltata un po' di volte riesce a farsela entrare in orecchio e anche a farsela piacere. Se è così per una canzonetta banale, scritta apposta per essere percepito subito, immaginiamo cosa può essere per testi di letteratura, magari anche complessi, insomma. E quindi, insomma,
se c'è un po' di pazienza a superare l'impatto iniziale, che a volte può essere sgradevole, irritante, fastidioso, possiamo anche cogliere determinate novità. E basterebbe anche semplicemente accontentarsi della possibilità di ampliare la nostra gamma di conoscenza, di repertorio, insomma, alla quale questo comportamento ci può portare, insomma. Sempre le cose più nuove e a volte anche le cose discrete hanno bisogno di superare uno scalino, un ostacolo iniziale. D'altronde, insomma, tutto quello che vale spesso anche la necessità di essere conquistato. E senza questa fatica della conquista non c'è soddisfazione, come sa bene chi è abituato ad andare in montagna, insomma. Se si tratta solo di una semplice passeggiata, sì, c'è la bellezza della passeggiata, si respira bene, si fa fiato, ma insomma quando si conquista una vetta impegnativa, difficile, c'è anche la soddisfazione di avere superato se stessi, insomma, in qualche modo, di avere raggiunto un traguardo che ci sembrava quasi un miraggio, e poi invece ci accorgiamo che siamo là in cima e respiriamo un'aria ancora diversa, e soprattutto poi quando si va in montagna, no? Questo contatto delle mani con la roccia quando si arrampica, e quindi usiamo le nostre forze, e con le nostre forze, con le nostre mani e piedi, naturalmente, insomma, si riesce ad arrivare là dove si pensava che non ci si sarebbe arrivati. Una buona giornata.